Maxi sequestro di beni a Palermo, sigilli per 2 milioni e 200 mila euro. Nelle mirino di procura e guardia di finanza anche imbarcazioni di lusso e pub. Lui è Alessandro D'Ambrogio, palermitano, presunto boss dell'emmandamento di Porta Nuova, sull'acqua scooter. La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta da Silvana Saguto, ha sequestrato l'acqua scooter e altri beni per 2 milioni e 200 mila euro a tre presunti mafiosi, Antonino Seranella, Gianfranco Cutrera e Giampiero Specchiarello. Hanno lavorato i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo e i sigilli sono stati martellati su 5 aziende tra 2 edili, una per la fabbricazione di impianti di condizionamento e un'altra di ristorazione. Poi 10 fabbricati a uso commerciale, un immobile a uso abitativo, 4 automezzi, 2 imbarcazioni, diverse disponibilità finanziarie e poi la moto d'acqua su cui avrebbe navigato D'Ambrogio. Secondo quanto emerso dalle indagini, i redditi dichiarati dai 3 non sarebbero sufficienti per giustificare gli acquisti e gli investimenti. Dunque, si presume siano frutto di attività criminali. Antonino Seranella, 35 anni, è ritenuto il braccio destro di D'Ambrogio e ha subito il sequestro delle pub Day Just in via Nino Bixio, ufficialmente gestito dalla moglie. Poi 2 imbarcazioni di lusso, un'automobile e l'acqua scooter. Seranella è stato un ex PIP, pagato 1000 euro al mese dalla regione. Gianfranco Cutrera, 48 anni, è stato appena condannato in appello a 2 anni di reclusione per intestazione fittizia di beni. Dietro le sue proprietà vi sarebbe l'ombra di Benedetto Marciante, arrestato in flagranza di reato e poi condannato quando sarebbe stato intento a intascare il pizzo dal titolare delle bar del tribunale a Palermo. Giampiero Specchiarello, 40 anni, imprenditore, è stato arrestato nel 2011 per trasferimento e reimpiego di capitali illeciti, con l'aggravante di avere favorito Cosa Nostra. L'impresa edile di Giampiero Specchiarello, la Giaspe, sarebbe stata finanziata per la costruzione di alcuni immobili a Carini e nel quartiere palermitano di Cruillas con i soldi di Guido Spina, presunto boss dello Zen, già condannato per traffico di droga, fabbricazione di documenti falsi ed evasione.